La Fondazione Alario svolge un compito di promozione ed ha avviato da qualche tempo una riflessione sulla nuova Campania, partendo da un presupposto. La Campania è il risultato di ciò che è avvenuto nella storia intorno all'apogeo di Napoli, nel bene e nel male. Come dice Peppino Calasso, la Campania è figlia della storia più che della geografia e della natura. Noi abbiamo incominciato a riflettere all'incontrario, pensare alla Campania dal punto di vista del territorio e della natura. Il Parco del Cilento si presta a questa finalità perché copre una grande parte del territorio regionale e che nell'insieme con le altre aree protette come il Vesuvio è il 30% dell'intero territorio e contiene in sé tutte le ricchezze della Campania. Abbiamo consapevolezza delle nostre potenzialità, riconosciute a livello nazionale, con l'inversione dei dati che vedono superare le presenze turistiche straniere rispetto a quelle italiane, ma anche una grande fiducia verso le nostre bellezze. Il 71,6% degli intervistati vede la Campania, il turismo in Campania, superiore a quello che noi come idea abbiamo della nostra stessa terra. Oggi bisogna fare di più, soprattutto nel marketing, nell'informazione turistica, nei nuovi strumenti e la Regione Campania, anche in funzione con questo bando dei 13.000 concorrenti per le guide turistiche, così come altri momenti, deve mettere in campo questi dati. Io ricordo sempre in qualche piccola lezione di comunicazione che De Gasperi, già in Dopoguerra, diceva ai suoi: la cosa più bella è che leggiamo tantissime disamine lucide di situazione, come presidio il Parco Nazionale del Cilento del Valle di Diano, gli obiettivi di questa iniziativa in particolare, che nel sud le cose vanno male, che si aspetta, non vengono mai tradotte da potenzialità in atto e non ci sono mai quelle progettualità concrete che fanno sì che queste potenzialità diventino. E sappiamo che il Parco del Cilento non ha nulla da invidiare ad altre grandi realtà del paese, ma forse non viene pubblicizzato in maniera adeguata, si può fare, si mettono in rete, facciano sistema e soprattutto vengano conosciute. Il programma, diciamo, l'acqua calda, c'è da vedere che in determinate realtà che ogni anno, soprattutto nell'anno del settantennale, l'anno prossimo, non era mai stato fatto nulla, ora c'è questa iniziativa, che tra l'altro è un'iniziativa campana con l'associazione Parco sabato pomeriggio. C'è la Confesercenti di Salerno che sta provando a svolgere delle associazioni di categoria e delle istituzioni politiche per far sì che quella famosa rete di cui si parla tanto. È vero che nel comunicato trovate che alla fine del convegno, dopo 2 amplissime dell'Università Sorrosso Benincasa, ovviamente l'ospite è quello delle imprese, politica, ma è anche quella imprenditoriale, accademica, delle associazioni, dopo la laurea avevano difficoltà a trovare lavoro perché non avevano un bagaglio culturale. È stato progettato con le guide albergatori, con la Federeventi, con la Federturismo, con l'istituto a questi giovani. Quali sono le qualità che devono avere in bagaglio? Occorrono due lingue, occorre questo manifesto degli studi che voi trovate alla fine per la stampa che c'è, quello che vi ho detto può tranquillamente essere virgolettato al rettore che sta arrivando. Sulla Campania, che come dice il professore Calasso, è figlia più della storia che della geografia, della natura. Paesi stranieri, potenze stranieri. Però il Parco Nazionale del Cilento, per una ragione anche di tipo